E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, sono XMET96 e ragazzi, oggi sono qui con questo video per mostrarvi i miei garage principali. Inizio con i garage più basilari fino a mostrarvi i miei garage preferiti. Questo ragazzi è un livello di sportive, voglio mostrarvele molto velocemente ragazzi. Qui davanti abbiamo la 9F, l'LG RH8, la Surano con questo celestino che è veramente bella, la Comet con un verde scuro e pearlescenza blu profonda che secondo me spacca da paura, ragazzi. È stupenda. A fianco abbiamo la F620, non voglio sbagliare, ragazzi. È anche lei una bella macchina, a me piace molto. E la Sentinel XS. Ragazzi, vi mostro velocemente i piani superiori dove sono presenti. A questo piano sono presenti auto da rally e tuning, quindi un po' più tamarre. Qui davanti abbiamo la Banshee 900R, molto bella, ragazzi. La Felzer con questo giallo fluo, ragazzi, che è un colore crew. La Sultan RS, questa è la Sultan che ho utilizzata per il primo video. Per chi non l'avesse visto, vi invito a guardarlo, ragazzi, perché in quel video c'è stato un impegno assurdo. Dopodiché, ragazzi, abbiamo qui la Comet. Questa è la Comet Retro Custom, ragazzi, mi stavo confondendo. Anche lei è molto bella. La LG Retro Custom. Queste due ragazzi sono auto più da rally, ovvero l'Omnis e la Tropos. Due belle auto da rally, ragazzi. Andiamo al piano superiore dove sono presenti auto super. Qui davanti a noi, ragazzi, abbiamo la X80 Proto che ha il suo fantastico sound che fa impaurire a tutti, ragazzi. La Wagner, anche lei una signora macchina. La Nero Custom, che anche qui ho messo quel giallo crew con la livrea blu, ragazzi, che personalmente spacca. Dopo abbiamo un Osiris. Questo Osiris, ragazzi, ha come colore primario un colore crew sovrapposto dal cromato e vi lascerò due foto perché, ragazzi, vedendola di giorno e di notte sembrano due colori totalmente diversi. A fianco abbiamo una delle mie auto preferite, ovvero l'Italy GTB, di estetica è bellissima. Dopo abbiamo una T20 con questo verde evidenziatore. Ragazzi, ora vi porto al mio garage preferito. Ed eccoci qui, ragazzi, con il secondo garage. Questo ragazzi è un garage da collezionista, infatti come potete vedere sono presenti Lamborghini, iniziando dalla Monroe, l'Infernus Classic, l'Infernus, la Vacca ragazzi, la Tempesta che mi sono impegnato molto per fare questo colore che è un colore crew sempre, perché volevo farla proprio come la Huracan. Dopodiché abbiamo la classica Zentorno. Vi mostro il piano superiore dove anche lì sono presenti auto da collezionista. E ragazzi, qui abbiamo le Ferrari. Qui davanti a noi abbiamo la Singer GT, la Cheetah Classic, che ho fatto anche un video su di lei. Se non l'avete visto, vi invito a guardarlo. Dopo abbiamo la Turismo Classic, la Carbonizzare, la Grotti Bestia, la Cheetah e un'altra X80 Proto, ragazzi, perché a me, ragazzi, questa auto mi fa impazzire. Vi mostro il garage superiore. E ragazzi, davanti a noi abbiamo un livello di Bentley. Non ho messo la copertina solamente perché la Bentley è un'auto da milionari, ma ho messo la copertina perché ho collezionato
Bentley, ragazzi. Qui davanti a noi abbiamo la Diamond, la Windsor Drop, ragazzi, che questa è cabrio, solamente che non mi piace senza cappotta. Dopo abbiamo la Cognoscenti. Queste, ragazzi, sono tutte Cognoscenti, la Cognoscenti 55 e l'Huntless S, ragazzi, che è un bel SUV. Ragazzi, qui da XMAT è tutto. Vi invito a lasciare un pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e bella!